È da un po' di tempo che stiamo viaggiando ormai, e il bioma che ospiterà a casa mia sembra un miraggio. Ma io non mi arrendo. Intanto voglio meccanizzare e costruire nuove cose che ci serviranno per andare avanti. Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo episodio della Pixelmon Time. Ripartiamo da qua, da casa nostra, pronti a costruire un bel po' di roba. Infatti in questo episodio, come avevo annunciato, andremo a meccanizzare un bel po' di cose che ci serviranno per andare avanti con l'avventura. Partiamo con la Anvil automatica, quindi dobbiamo craftare un bel po' di cose. Intanto ci servirà, credo, un po' di cobblestone che ho lasciato qua, perché mi serviranno delle fornaci, quindi le facciamo subito e nel mio caso ne faccio in realtà una, dovrebbe anche andare bene. E in questa fornace ci servirà sicuramente un pistone appiccicoso, quindi lo facciamo e mettiamo un pistone appiccicoso alla nostra fornace, tutto attorno le iron bars, e abbiamo così la nostra anvil automatica che andiamo già a posizionare. Come vedete, infatti, ho fatto un piano superiore della casa, ho ricavato un'altra stanzetta nell'albero e poi vi farò vedere dall'esterno, in realtà è molto molto semplice il tutto. Voglio mettere infatti il mio meccanismo qua e per farlo mi serve una tramoggia, quindi mettiamo la cesta e la tramoggia, mettiamo anche la anvil automatica sopra la tramoggia, quindi lo facciamo, la mettiamo qua su. E assolutamente qua di fianco ci serviranno due hopper, uno messo da questa parte, uno messo da quest'altra parte. E qua sopra ci serviranno altre due chest, quindi io ho già preparato tutto off camera e le mettiamo subito. Dovremmo poterle anche aprire, ragazzi, anche se non sono sicuro di questo. Intanto aspettate che però qua su non ci sta a fare nulla la nostra chest. Ecco, quindi shiftiamo e la posizioniamo qua. Questa dovrebbe aprirsi, questa dovrebbe aprirsi. E direi che ci siamo, anche perché io sto continuando a fare la mia collezione di ghicocche. Come vedete ho anche già cominciato a farmare quelle verdi, ma qua ho delle cose belle belle. Intanto ci servirà il nostro carburante e le nostre cose da smeltare. Quindi qua magari mettiamo il nostro carburante, mentre qua mettiamo tutte le robe del caso. Mettiamo infatti le parti inferiori e le parti superiori. Al momento, come vedete, ho solo fatto 4 Ultra Ball e 16 Mega Ball, che sono poche, ma pian piano ce le faremo bastare. Piuttosto pensavo anche di mettere un'altra chest magari da questa parte, magari qua dietro, chi lo sa, intanto guardate un po' tutto il meccanismo, in pratica stiamo per ottenere infatti le iron basi, quindi le basi di iron già pronte, senza doverle fare noi e senza utilizzare il mega aerodactyl che è appena spawnato qua. Salve signor boss, come sta? Come sta? Ancora siamo davvero troppo troppo scrausi per utilizzare le mega pietre, soprattutto per provare a prenderle, ma ben presto cominceremo la caccia. Però è davvero bello vedere che con l'ultimo aggiornamento hanno aggiunto più di 25 mega evoluzioni, quindi spawnano un bel po' di Pokémon nuovi. Altra cosa che ho fatto, ragazzi, come potete vedere, è fare il portale con l'ossidiana che abbiamo trovato. Ho deciso di abbellirlo un pochino con queste slab, ma in realtà non è niente di che. E direi che possiamo entrare nel Nether e farmare un bel po' di glowstone, perché faremo il PC. Quindi andiamo insieme nel Nether. Spawniamo vicino a una fortezza. Ora probabilmente con queste shaders non vedrete tantissimo, quindi aspettate un attimo che le togliamo. Ecco, così dovrebbe essere molto molto meglio. E soprattutto è particolarissimo prendere il nostro pokepassaggio Noctowl e viaggiare nel Nether. Guardate un po' che strano andare nel Nether nella Pixelmon. Ora quello che mi serve appunto è della glowstone, quindi mi serviranno dei pezzi, in realtà dei punti dove poterla farmare, tipo questo, in totale sicurezza. Anche perché ci serviranno almeno due lampade di glowstone, visto che voglio fare almeno due PC, e per farli quindi ci servirà un bel po' di roba. Intanto io mi prendo un bel po' di netherrack e faccio un bel pillarone e prendiamo tutta quella glowstone. Ora, il problema è che non avendo ancora incantato nulla, quindi non avendo seal touch e nulla, in realtà abbiamo solo la polvere di glowstone, quindi ne prendo tantissimo in modo tale da essere sicuro di farmare tutto ciò che mi serve. E poi ovviamente quando ci incanteremo faremo una stanza degli incantesimi che serve comunque anche nella Pixel, poi sarà tutto molto molto più semplice. Però devo dire che credo che questo po' di roba dovrebbe anche bastare per quello che ci serve. Quindi in realtà torniamo anche nell'overworld, quindi torniamo nel mondo della Pixelmon vero e proprio, mettiamola così. Con un po' di glowstone, quasi uno stack, direi che va benissimo. Oh, eccolo qua il portale. Per un attimo mi sono perso, ovviamente, non c'era neanche da chiederlo. Quindi per essere sicuri, sapete cosa? Io metterei un bel waypoint qua. E soprattutto ora, come vedete, nel Nether abbiamo un'altra dimensione, quindi tutti altri waypoint, e direi che possiamo tornarcene a casa. E torniamo a casa che è quasi notte. Il che forse è buono, in realtà.
Ora facciamo le nostre lampade di glowstone, che io mi dimentico sempre come si fanno, perché non ricordo bene se intanto devo sicuramente fare la glowstone completa. Eccola qua, benissimo. Non ricordo se si fanno con 4 pezzi di redstone. Sì, benissimo, eccoli qua. Ok, abbiamo già tutto quello che ci serve. Ci servirà un altro pannello di vetro che dovrei avere. E poi soprattutto ci servirà memoria, che sicuramente scarseggia, perché io ricordo che i pannelli vanno qua. Ricordo anche che qua ci vanno 6 plate d'alluminio in questo modo. E qua dovrebbero andarci le 2. Eccolo, perfetto, perfetto, mi sono ricordato. Ragazzi, abbiamo i PC. Uno lo lasciamo qua, assolutamente. E uno invece ce lo teniamo nell'inventario, che sempre serve, quindi va bene così. Ora posso anche svuotarmi tutto l'inventario da tutte le robe inutili che abbiamo, tipo queste... E grazie al PC direi che possiamo fare un restyling completo della nostra squadra. Vorrei infatti prendere in squadra il nostro Beware e metterlo assolutamente al posto del Raticate, che rimane nel box, ragazzi. Assolutamente non lo volevo tenere in squadra. Voglio anche lasciare il Ditto piuttosto che il Pikachu. E mi tengo solo questi 3 Pokémon al momento. Mi tengo Zebstrika, perché no? Abbiamo Beware e vai, ci va bene così, ci va bene così. Ora, piuttosto, io voglio anche andare a curarmi la squadra, perché come vedete in realtà siamo un po' messi male. Quindi torno un attimo al centro Pokémon, mi curo la squadra e poi andiamo un attimo al villaggio dell'ultima volta, perché ho fatto delle robe anche lì e poi vi spiegherò cosa. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Che ho fatto in questa zona? Come vi avevo detto, pullulava di allenatori, quindi ho deciso di bloccare l'apprendimento e quindi livellamento di Noctowl lasciandolo a 52. Ho bloccato tutto, ho anche disabilitato l'Exp Hall e ho utilizzato Noctowl per farmare allenatori. Abbiamo infatti 17.000 poche dollari che io voglio investire subito per prendere un bel po' di Dusk Ball. Quindi io ne prenderei magari anche una decina. Ma sì, dai. E gli altri prenderò invece delle Ultra Ball. Anche perché in realtà le Mega Ball le possiamo fare a casa. E le altre Ball direi che ci bastano. Quindi abbiamo un po' di roba. E soprattutto è notte, ragazze. Voi direte, quindi? E quindi qua ci sono delle Forest Hill, che probabilmente ospitano il Pokémon che sto cercando, ovvero Noibat. Quindi vado un pochino in giro e lo cerchiamo. Ragazzi, io a questo punto sono tentato. Vi avevo detto che non l'avrei voluto catturare, eppure a me piace un sacco Onage. E intanto notare anche la grafica. Ok, proviamo a fare un attacco d'erba che probabilmente non farà nulla. E infatti... proviamo a fare direttamente una Dusk Ball. Ok, la sprechiamo una. La sprechiamo perché voglio assolutamente Aegislash. Questo Onage sembra relativamente gigante. Quindi... ah, purtroppo sei liberato. Facciamo un... beh, in realtà con il nostro Dartrix possiamo fare poco, davvero poco. Buttiamo giù Beware. Vediamo un po' che attacco ha. Ok, ho deciso di non attaccarlo, ragazzi. Proverò solo a catturarlo. Ma come vedete in realtà si libera. Non sto utilizzando l'Escuro Ball, ma voglio provare a catturarlo d'ignoranza, ragazzi. È a livello 28. Il che è buono, perché il nostro Dartrix è a livello 20. Quindi in realtà direi che va bene come livellamento. Però, come vedete, non si fa catturare. Il che mi spiace, perché davvero, ragazzi, lo voglio. Anche se, come vi ho detto, sono ancora in dubbio se tenerlo in futuro, perché appunto abbiamo dei tipi condivisi e voglio una squadra molto, molto... ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta. Intanto notare anche la grafica che è andata a Ramengo. Intanto, voglio vedere un po' come sono le statistiche di Beware. È enorme ed è un attaccante. La natura è Adamant. Ragazzi, questa cosa è... assurdo. Ed è normale lotta. Sapete che forse Beware resterà nella squadra? Fatemi sapere che ne pensate. Mentre Onage appunto è spettro acciaio. Ed è gigante. E però è bruttissimo. La sua natura è inutile. Vabbè, non importa, ce lo teniamo. Oh, guardate un po' che spona. Un bel Incineroar. Gigante, mi dicono. Quanto è bello Incineroar. No, non importa, mi sto distraendo. Devo andare a catturare Noibat. Quindi in realtà... salve, scherzavo, mi serve un Noctowl. Ragazzi, è appena spawnata davanti a me, credo, casa mia. È bellissimo. È bellissimo questo posto, guardate un po'. Tanto c'è un'Abra. Abbiamo un bel deserto da questa parte, mi piace, tutto deserto. Abbiamo il bioma innevato, abbiamo tantissime foreste... sì, credo di aver trovato casa mia. Ah, ma salve. Va bene. È spawnato un leggendario, ragazzi.
ingaggiamolo. Di livello 70 un Tornadus. Molto bene, molto bene, molto bene. Possiamo fare semplicemente d'ignoranza, visto che io non credo di essere pronto a catturare i leggendari. E infatti va subito libero. Esatto, si libera subito. Facciamo un extra senso. Wow, quanto è forte leggendario, mi dicono. Pokeball. Facciamo ancora una Quick Ball, quindi una Velox Ball. Vediamo un po'. No, si è liberato e mi sta ammazzando tutta la squadra. Vai Onage, nuovo acquisto della squadra. Facciamo ancora una Ultra Ball stavolta. Probabilmente il catch rate di un leggendario è molto molto alto, quindi va bene così. Infatti neanche un tick, ragazzi. Andiamo giù di Curaball, così, perché non abbiamo tanto tanto tempo da perdere. Infatti lui si libera assolutamente. Ok, ancora con le Ultra Ball, ragazzi. In realtà è quasi tramonto. Sapete che probabilmente fra un po' possiamo anche utilizzare le Scuro Ball. Probabilmente mi ammazzerà tutta la squadra prima, però chi se ne importa. Ragazzi, ultima ball. E come vedete, purtroppo abbiamo sprecato 17.000 poche dollari al nostro centro market. Io intanto butto giù le ultime Mega Ball, perché questo Landorus praticamente è imprendibile. Voi direte è un peccato. Io invece dico no, perché pare proprio che abbiano un pochino fissato il catch rate dei leggendari, perché ricordo bene che nell'altra Pixelmon io ho catturato leggendario la prima ball senza neanche combatterci. Quindi in realtà credo proprio che vada meglio così. Ci siamo divertiti, abbiamo visto il primo leggendario da vicino della nostra nuova Pixelmon Time, il che mi piace perché non è neanche un leggendario canonico che abbiamo già visto, ma è uno di quelli nuovi. E direi che lanciamo l'ultima Mega Ball prima che lui despawni, perché davvero c'è qua praticamente da 20 minuti, quindi in realtà penso stia per despawnare, ad una certa credo despawnerà. Quindi aspettate che se riesco a lanciare la ball magari proviamo a non catturarlo per l'ultima volta. Ok, è andata e subito si libera. E infatti, ecco qua, non abbiamo più ball. Ci siamo divertiti però, ragazzi. Almeno abbiamo incontrato il primo leggendario della Pixelmon Time. Non abbiamo ancora una squadra, non abbiamo i livelli adatti e soprattutto non abbiamo neanche mosse per contrastare un leggendario. Quindi in realtà era un suicidio annunciato. Ma mi sono divertito e almeno appunto abbiamo visto un nuovo leggendario. Quindi ormai l'alba e io sono tornato a casa per vedere un po' a che punto siamo. E in realtà abbiamo appena... siamo messi bene, sta cuocendo le Ultra Ball, poi mancheranno solo le Mega Ball, che erano 16, quindi in realtà dovrebbero anche trovarsi proprio qua nell'hopper, e infatti eccole qua in fila, e ben presto avremo altre ball. Io continuerò comunque a farmare le Geekock, eccetera, off camera, e probabilmente nel prossimo episodio, magari cominceremo i lavori nella nuova casa, perché il bioma l'ho trovato, intanto ho trovato anche due Caterpie. Quindi in realtà ci sarà un bel po' da lavorare. Io direi che però per questo episodio è tutto, io spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Sotto di me trovate il pulsante per iscrivervi a altri due video, io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!